Noi abbiamo finora analizzato un racconto piuttosto breve della raccolta Le memorie di un cacciatore, che rappresenta un po' come stile, come modo di costruire le trame, come modo di costruire i personaggi, come strategia complessiva, la base un po' per Turgenev. Naturalmente Turgenev comincia subito a evolvere come ottimo imprenditore di se stesso, è perfettamente consapevole di quali sono i suoi strumenti, qual è il laboratorio da lui apparecchiato, cosa può ottenere, come può orientare quel tipo di strategia di costruzione di una trama dei personaggi, in una direzione o in un'altra, sempre però per cogliere un nodo centrale, quello che volta per volta gli sembra un nodo centrale problematico della società russa in veloce evoluzione in quel determinato momento. Quindi è come se lui orientasse tutto il suo complesso di strumenti analitici in una direzione o in un'altra, focalizzando un problema, un nodo problematico, e lavorando su quello, costruendo su quello una storia, potremmo dire, paradigmatica, che nelle vicende di uno, due, in genere si rimane sempre su uno o due personaggi principali, spesso modellati, come ho detto, su Tatiana e Onegin, affronta volta per volta quello che in quel momento Turgenev riteneva di avere da dire. Io qui mi congedo ahimè, ho spento, no, scusate un attimo, mi congedo dalle memorie di un cacciatore e adesso invece abbiamo un brano da Rudin. Rudin, che è il primo romanzo di Turgenev dopo Le memorie di un cacciatore. Rudin sforna una serie di romanzi brevi. All'inizio lui pensa di scrivere povest, ossia una via di mezzo fra il romanzo e il racconto. Sono veri e propri romanzi, in realtà, anche se brevi e molto lineari. La scrive nel 55, quindi vedete, lui è sempre, no, ready made, cioè come arriva un momento storico, lui tam, è lì pronto per scrivere un romanzo, no? Come un instant book, no? Dove, non voglio sminuire Turgenev, che è un grandissimo, della letteratura russa, però non possiamo, cioè, non notare che questa sua capacità di essere sempre molto sul pezzo spesso fa sì che alcuni suoi romanzi poi col tempo, primo, abbiano sempre una intelaiatura di base abbastanza simile. Nel senso, una volta trovato lo standard, diciamo, su cui poi ricamare tutto intorno, poi quello fondamentalmente è sempre l'incontro dell'uomo problematico con la fanciulla che in qualche modo lo spinge con le spalle al muro e ne rivela la vera natura. E tra l'altro non l'ha nemmeno inventata lui, peraltro, che abbiamo fatto più volte il riferimento a Onegin. E poi, volta per volta, sì, è vero, un lettore colto che conosce la storia di quell'epoca, cioè, Turgenev non è schiacciato sull'attualità, non è quello che lui fa. Lui dalla situazione attuale estrapola quello che secondo lui è il nucleo problematico, ossia quel nucleo, quella sostanza problematica di cui bisogna parlare, che bisogna affrontare, ossia da tutta una serie di situazioni contingenti, lui sintetizza, sì, tutto questo afferisce, è il risultato, di un problema che va trattato. Io costruisco una storia che in qualche modo, come una sorta di modellino, ve la presenta e prende i suoi personaggi tipici, li sveste dei vestiti che gli aveva messo nell'epoca, nel racconto precedente, e gli mette dei vestitini nuovi per, diciamo, sono tutte cose in realtà poi che lui prende molto, detto da Gogol,
soprattutto da Pushkin, dal Pushkin dell'Onegin, ma anche vedremo da Lermontov, dal Piechorin, dell'eroe del nostro tempo. È una sorta di... È come se lui prendesse Onegin e lo trattasse come una Barbie, no? O un Ken, no? Barbie e... cioè, Onegin e Tatiana come Ken e Barbie, no? Sono dei modellini nudi, lui... Dei prototipi, lui li prende e gli mette dei vestitini, no? Diversi volta per volta. Ma guardate che bisogna essere bravi, per fare questa cosa senza stufare. È vero che poi a un certo punto lui comincia a stufare il pubblico e cerca un po' di uscire da questo stereotipo senza, peraltro... Per lungo tempo riuscirci. Di cosa parla questo? Vedete, i racconti di un cacciatore sono stati scritti per la maggior parte ancora nel periodo di Nicola I e quindi affrontano determinate problematiche ben attuali ai tempi proprio di Nicola, tra cui la servitù della gleba e la società dispotica, per quanto superficialmente occidentalizzata. Che ne era venuta fuori, lui già nel 55, appena morto Nicola, non è ancora neanche finita del tutto la guerra di Crimea, e lui già piazza subito il testo che dà un po' il là alla nuova letteratura del decennio che sta partendo. Arriva, si piazza prima di tutti, proprio arriva. È un gran velocista Turgenev, se vogliamo continuare in questi paragoni non troppo generosi nei suoi confronti. A me piace, Turgenev, no? Non è che, cioè, lo considero poi tra l'altro un ottimo maestro di stile, proprio anche come... Poi ci sono anche altri aspetti suoi, non è sempre così riduce. È chiaro che io con voi soprattutto voglio vedere questi aspetti di attualizzazione, no? Su quale contesto lui lavora e... Estrapola le sue. E esce Rudin nel 56 sulla rivista Savremiennik, rivista molto importante della Russia della prima metà dell'Ottocento, diciamo secondo terzo dell'Ottocento, fondata da Pushkin. Proprio nell'ultimissimo periodo della sua vita, quando Pushkin si rende conto che con la letteratura dei saloni, dove lui era nato, peraltro, lui esordisce ai tempi di Arzamas, quindi non si va più molto lontano, i tempi sono cambiati, Pushkin capisce che la letteratura come mercato non può essere lasciata in mano agli scrittori, agli imprenditori della cultura senza scrupoli, perché se tu la lasci in mano a quelli lì diventerà puro mercato. Pushkin capisce che lo scrittore, anche uno scrittore che viene da un retroterra diverso, nobiliare, saloni, circoli di amici come lui, deve scendere nell'agone letterario, quindi avere a che fare con le riviste commerciali che vogliono vendere la letteratura come prodotto, come merce, perché la lotta per il pubblico e quindi la lotta per l'egemonia culturale ormai si fa lì, è quello il format. È come quando io dico ai miei colleghi, naturalmente fatte le debite proporzioni, dico ai miei colleghi, aprite canali YouTube, andate su Instagram, buttate la cultura nei social, perché voi vi lamentate che sui social c'è solo TikTok con quelle che ballano o Fedez che fa vedere il tatuaggio nuovo, ma ci sono quelle cose lì perché noi non ci andiamo. Fedez fa il suo, che tra l'altro non è nemmeno il peggio secondo me, anzi su certe cose io lo apprezzo pure, comunque loro fanno il loro. Se la gente ha solo quello, mettiamo anche noi le nostre cose, così chi vuole quello che offriamo noi avrà la possibilità, ora come ora non ce l'ha. Quindi, diciamo, mutatis mutandis, è che gli intellettuali spesso sono molto pigri a riconoscere i nuovi format culturali, ossia i nuovi campi in cui le regole del gioco nuove sulle quali che l'intellettuale deve accettare quella sfida per mandare i propri messaggi, che non vuol dire banalizzarsi, assolutamente. Dimmi. Ricordo che il primo anno abbiamo letto una parte di Pushkin in cui lui stesso a un certo punto si autopubblicizzava perché diceva che era un gran Certo, lettore di Ludmilla. lui lo fa proprio all'inizio dell'Onegin, dice, Cioè,
dice Drusia Lyudmili Ruslana, amici di Ruslana Lyudmila. Vi è piaciuto Ruslana Lyudmila? Oggi vi stupiremo invece con la Niegin, no? Se io sono quello di Ruslana Lyudmila, cioè, ma figurati, ma era uno con 3 dita di pelo sullo stomaco, Pushkin. Ma, cioè, no, noi pensiamo al grande genio, ma il grande genio deve anche sapersi vendere, perché sennò non va da nessuna parte. Lui purtroppo c'è riuscito in realtà in modo c'è riuscito così e così perché poi la rivista non ha successo, molte cose non gliele lasciano neanche pubblicare, il Savrimiennik, no? Nicola I si propone come suo censore personale, che era un vantaggio chiaramente, ma era anche insomma, diciamo una bella spada di Damocle, no? Sulla testa, perché tu col censore X ci puoi anche discutere, dici, ma no, ma guarda che io qui non volevo dire quella cosa, e al limite ti toglievano la censura se vedevano che avevano preso un po' a fischi, o potevi anche un po' raggirarlo, ecco, diciamo, il censore, se Nicola diceva questo no, era, cioè, quello era, non è che potevi starci a discutere. Quindi l'ultimo Pushkin, diciamo, ci riesce, ma anche poco tempo, perché si fa ammazzare stupidamente, come tutti sapete. Chiaramente poi la rivista rimane dopo la morte di Pushkin, in realtà conduce una vita stentata, il Savrimiennik, e viene gestito da amici di Pushkin, ma le seconde file letterarie, non ha, negli anni 40 non ha assolutamente l'importanza che hanno riviste come Savrimienni e Zapiski, come... Viene rilevato proprio alla fine degli anni 40 da Bielinski e dai suoi e da tutta la sua cerchia, e diventa la tribuna delle tendenze progressiste. E è come una botta proprio di doping, perché ci vanno praticamente tutte le migliori intelligenze dell'epoca. Negli anni 50, seconda metà degli anni 50, è una delle principali riviste, diciamo, di orientamento liberale. Viene però affiancata da altre riviste importanti, come per esempio Ruskij Vjesnik, che abbiamo già citato, che diventa proprio la tribuna proprio delle teste d'uovo liberali, proprio dove si fanno tutti i vari i dibattiti storiografici, andiamo verso l'Inghilterra, quindi comincia in qualche modo a rimanere un po' indietro di nuovo il Savrimiennik, e reagisce la rivista invitando i critici e gli scrittori più radicali, ossia si ritaglia uno spazio suo, come dire, qualificante, come rivista che dà spazio alle tendenze più radicali, quindi entrano Chernyshevsky, Dobrolyubov, cioè non più semplici liberali, ma democratici radicali. Attenzione, perché per noi liberalismo e democrazia sono, in tutta questa pappa indistinta, sono come due sinonimi. In realtà, nella cultura ottocentesca, liberalismo e democrazia erano due cose ben diverse. Poteva essere liberali senza essere affatto dei democratici e dei radicali, anzi, di solito non si era le due cose allo stesso tempo. Nel primo periodo, negli anni 50, su Savrimiennik c'erano entrambe queste anime, quindi potevano pubblicare Turgenev, che non era un radicale assolutamente, era uno scrittore formatosi comunque negli anni 40, vi ricordate? Lui è molto legato alla tradizione nobiliare, vuole salvare di quella tradizione il meglio, la parte umanistica, no? Contro questo schiavismo da negrieri, no? Che a lui faceva assolutamente schifo, però lui rimane comunque un liberale di estrazione nobiliare e sta su Savrimiennik cioè Bielinski era morto da Chernyshevsky, da Dobrolyubov e a Saltykov-Shchedrin. Per esempio, Saltykov-Shchedrin che esordisce proprio in questo periodo, lui in realtà esordisce su Ruskij Vjesnik, Saltykov-Shchedrin, ma insomma c'era una certa osmosi ancora nei campi ideologici. Sarà solo dopo il 61, dopo la fine della servitù della gleba, che
liberalismo moderato e democrazia radicale si separeranno definitivamente. Per i liberali è stato ottenuto quello che ci voleva, la servitù della gleba è finita, qualche riforma è stata fatta, adesso basta, è l'ora di riposare un po', prima di continuare un progresso comunque un po' per volta, molto, insomma, con attenzione, senza troppe fughe in avanti, mentre i radicali dicono no, quello era l'antipasto, la fine della servitù della gleba è il primo passo verso una Russia democratica, repubblicana e possibilmente anche con aspetti socialisti. Quindi a quel punto si dividono e non collaborano più sulle stesse testate. Ma nel periodo di cui stiamo parlando ancora la cosa è assolutamente possibile. Come naturalmente avevamo detto la volta scorsa, è un periodo in cui i punti nodali del dibattito pubblico si trattano spesso in letteratura. La letteratura è il, quell'ambito nel quale si possono, per l'appunto, focalizzare questi nodi problematici, no? Cosa nella quale non si poteva fare un dibattito aperto così, in una società civile che non aveva gli strumenti neanche e i luoghi per farlo. E Turgenev da questo punto di vista era molto molto bravo, fa proprio sempre centro con un linguaggio abbastanza chiaro senza essere troppo esplicito, quindi non farsi fregare dalla censura, ed era anche accettabile ancora un pubblico radicale, diciamo che ancora dava un po' un colpo al cerchio e uno alla botte, cercava di non essere troppo esplicito per non farsi proibire dalla censura, portava avanti un discorso riformista sicuramente, ma abbastanza moderato. Siamo nel 56, appena morto Nicola I, già queste cose che vengono dette comunque sono molto, già molto ardite, e sono dette in un modo comunque che volutamente ancora un po', diciamo, vago, ecumenico, quindi per i critici radicali ancora lo apprezzano, lo lodano, lo considerano uno dei loro. Poi a un certo punto i critici radicali diranno sì, vabbè, sto Turgenev ci ha stufato, basta con questi eroi, piagnoni, problematici, tutti nobili, parliamo un po' degli uomini nuovi, che vengono dal basso, plebei, decisi, attivi, no? E arrivano personaggi, poi che, per esempio quelli che troveremo nel romanzo Che fare di Chernyshevsky, cioè si volta pagina decisamente rispetto a questi post Onegin, no? Basta, insomma, voglio dire, anche basta, cioè, sono passati 30 anni da Onegin, adesso parliamo di qualcun altro. Insomma, la Russia è cambiata completamente, sempre a piangere su sti poveri nobili che non sanno più che fare delle loro vite, l'uomo inutile, se inutile basta. Insomma, no, l'idea a un certo punto diventerà questa. Attenzione che da questo punto di vista, per esempio, vedremo Dostoevskij, che pure non era un radicale negli anni 60, non era neanche un liberale nel senso di Turgenev, da questo punto di vista Dostoevskij è molto più vicino agli scrittori radicali, nel senso gli eroi di Dostoevskij non sono delle foto, degli avatar, diciamo, della Barbie e il Ken di Onieginiani, assolutamente. Raskolnikov è un personaggio nuovo, si muove in un ambiente urbano degradato, di poveracci, di gente alla canna del gas, lui stesso è alla canna del gas, cioè Dostoevskij non è una questione di radicalismo politico e basta, eh? Cioè si può essere scrittori non approvano il radicalismo politico democratico, ma avere ben capito che la letteratura bisogna comunque smuoverla da lì, capito? Perché dopo anni e anni, dove ogni anno arrivava puntuale come il treno delle 5, arrivava il nuovo romanzo di Turgenev sempre con questi eroi, alla fine anche basta, se si vuole veramente creare una società diversa, no? Però nel frattempo Turgenev per almeno 5 o 6 anni è quello che fa il bello e il cattivo, tempo. Anche qui, naturalmente, abbiamo una base oneghiniana, viene preso il Ken spogliato degli abiti del personaggio di Burmistr, e gliene vengono messi altri,
In questo caso abbiamo anche la Barbie, Tatiana, che viene anch'essa riproposta in forma diversa. C'è anche una vena gogoliana, naturalmente, da Gogol, Turgenev prende quella vena satirica, burlesca, soprattutto quando si tratta dei personaggi minori, dei personaggi, diciamo, un po' comprimari, personaggi del popolo, l'attenzione per lo scas. Alcuni tic verbali, per esempio il carattere passivo, lo vedremo, di Rudin è dato dal fatto che spesso inizia i propri discorsi cioè ripetendo quello che ha detto il personaggio con cui il suo interlocutore in forma di domanda, no? Per esempio uno dice: dobbiamo andare, davvero dobbiamo andare? E poi parte a dire quello che sono questi tic proprio discorsivi che sono abbastanza gogoliani, e poi tutta una serie di elementi secondari comunque molto centellinati, perché Turgenev non vuole essere il nuovo Gogol. Da Gogol prende l'interesse per i temi sociali, no? Gogol, il cappotto, naturalmente, il piccolo uomo oppresso, queste cose qua. Turgenev prende l'interesse per i temi sociali e alcuni elementi stilistici abbastanza centellinati. In realtà la base, come ho detto, è fondamentalmente onighiniana. Abbiamo una tenuta di campagna con una proprietà, un nido di nobili, come si chiamava a quei tempi, no? Dvorianskaya Gnezdo, che poi sarà anche il titolo del successivo romanzo di Turgenev. Questo nido di nobili, questo micromondo della tenuta nobiliare, piccolo nobiliare di campagna, la casa di Tatiana, la casa dei Larin, chiaramente, il luogo dove si intrecciano i destini ed esplodono le contraddizioni. Proprietari alla buona, come i genitori di Tatiana, c'è un po' grezzi, soprattutto la padrona di casa, che viene veramente descritta in toni abbastanza burleschi, effettivamente un po' stile proprietario gogoliano. Qui siamo invece, prendiamo un po' dalle anime morte, queste maschere, queste macchiette nobiliari. È un ambiente quindi asfittico, un po' polveroso, provinciale, pieno di macchiette, di maschere gogoliane, e arriva. In questo ambiente, ecco il nostro Ken, no, che arriva. Però attenzione, non ci sono tutti gli abitini di Aniegin, alcuni sono cambiati, no? Il bello della Barbie è che la puoi prendere, la vesti in un modo, in un altro, no? Per esempio, Rudin è un giovane di scarse possibilità economiche, è nobile, è colto, è brillante, soprattutto in quell'ambiente. È intelligente, è di buoni sentimenti, sicuramente. Non ha il cinismo di Aniegin, non ha i quattrini di Aniegin, non ne ha neanche il cinismo. È un buon parlatore. Ha anche degli elementi, se vogliamo, un po' di Liensky. Perché ha anche degli elementi di idealismo un po' ingenuo, un po' vago, la libertà, la giustizia, i sentimenti, la necessità di sacrificarsi per un ideale. Spirito di avventura, libertà, necessità di mettersi in gioco, molto giovanilismo, un periodo in cui si sottolinea molto, chiaramente è un modo anche per alludere alla necessità di cambiamenti, no? Quest'idea che i giovani devono cambiare il paese, che vuol dire tutto e niente, chiaramente, però no, quindi una polemica un po' contro quelli che oggi noi chiameremo i boomer, no? Lui arriva in un ambiente di boomer totali e naturalmente fa un figurone. No, ha studiato, è un bravissimo ragazzo, assolutamente, con delle doti reali, non è un impostore, assolutamente, però comunque diciamo che è tutto un po' vago, no? È nobile, però, come ho detto, decaduto. Quindi una sorta di Onegin dove è al posto degli aspetti del damerino, al posto del dandismo di Onegin, sono stati messi degli ideali vagamente libertari, anche
Anche lì, appunto, si può fare un nesso con Liensky, per esempio. Quindi, un Onegin per niente dandy è molto parlatore, libertario. Quindi, un Onegin molto diverso rispetto ad Arkady Pavlich. Anche lì era Onegin, ma lì erano proprio questi. Gli elementi, il dandismo, la cultura superficiale, l'europeismo, che si coniugavano con questa vena abietta, greve di sadico aguzzino, no? Quindi, questo giochetto, no? Questo della Barbie, che io vi ho detto naturalmente per ridere, molto semplice se vogliamo, ma che funziona, eh? Funziona. Quindi, con i romanzi, Turgenev fa sempre centro. Naturalmente, come in ogni romanzo a base onighiniana che si rispetti, la proprietaria della tenuta, questa donnona molto in stile anime morte, avrà una figlia, no? E cosa farà questa figlia? Si innamora di Rudin, ovviamente, perché non, giusto perché non è rozzo, non è cafone e non è onighiniano. Poi no, anche si chiama Natasha, tra l'altro, ma anche perché si tratta indubbiamente di una persona rispettabile, empatica, un bravo ragazzo, no? Come diremmo oggi, un bravo giovane. E è sicuramente un personaggio, Natasha, simile a Tatiana, però attenzione che anche qui non è un ripetere proprio la copia, si prende il prototipo e lo si riveste. Ha dei tratti di molto maggiore attivismo, decisione, un carattere più forte e una maggiore decisione nello smascherare i limiti del personaggio maschile. Non ha assolutamente lo spirito di autosacrificio. Nel senso di Tatiana. Per Tatiana, sacrificio significa integrità morale, significa fedeltà alla parola data e quindi al marito che non si ama, no? Una volta data, quindi non si può costruire la propria felicità sull'infelicità e sul disonore di chi si fida di te. Questa è la base etica di Tatiana. Natasha non dice questo. E tra l'altro, Tatiana si era sposata con uno che non amava per fare felice sua madre. Mi ricorderà chi ha letto la Niente. Natasha non è così. Natasha vuole decidere per sé cosa avere dalla vita. I due si giurano, naturalmente ci sono tutte le scene a due, i discorsi, no? L'amore, la dedizione, begli ideali, lei lo guarda con gli occhi a cuoricino, oddio, questo che meraviglia, no? Cioè, voglio dire, stiamo parlando anche di ragazzi giovani. Ci vuole anche poco, soprattutto se pensando a come venivano educate le ragazze a quei tempi, in un ambiente come quello, no? Per trovare uno che sembrava Lord Byron sul cavallo bianco, non è che ci volesse chissà che cosa. E guardate che Turgenev è molto bravo, a descrivere la nascita del sentimento amoroso, quel tremito, no? Dell'anima giovane che si innamora, che scopre una serie di cose. È bravo, è uno psicologo un po' limitato, diciamo, nel suo focus, ossia nelle cose che riesce a descrivere bene, ma quelle, no? Come quei cuochi che sanno fare le due o tre cose, però quella, no? Un pizzaiolo, se gli chiedi di fare la natra all'arancia, fa una schifezza, però la pizza, cavolo. Insomma, quindi è un po' limitato, diciamo, nel diapason, però quelle cose le sa far bene. È un descrittore dell'animo che si apre all'amore, veramente molto molto bravo, ci sa veramente fare. E per chi volesse leggere un testo, sicuramente con una base, una volta in più, abbastanza manichiniana, ma già di un Turgenev più anziano, più smaliziato, meno schematico, perché questi sono romanzi, oggettivamente non possiamo negarlo, un po' schematici, quindi un Turgenev più avanti negli anni che scrive una storia simile a queste, ma dove l'elemento psicologico dell'innamoramento è al primo posto. Quindi c'è meno la base, diciamo, di analisi della società, eccetera, eccetera, e più la creazione di tipi, prototipi, no, di problematica sociale.
e c'è più proprio il gusto di narrare la nascita dell'amore in due ragazzi giovani, vi consiglio di leggere Acque primaverili. Acque primaverili, Vieschne Vody, è una povest breve, non molto lunga, un testo abbastanza breve, ed è veramente un testo delizioso, pagine memorabili, proprio per pura lettura senza farci tanti discorsi sopra. I due si innamorano, e sono le pagine anche più godibili sicuramente del romanzo, ma se tutto andasse bene, non avrebbe senso scrivere Rudy. Uno dei vari mantenuti, parassiti, ominicchi, qua qua qua, che girano per la casa della mamma di Natasha, che è questa matrona, no, che tiene un po' una sorta di sua corte dei miracoli, no, in puro stile gogoliano. Uno di questi, qua qua qua, ori spia i due, li origlia e va a spifferare tutto alla mamma, che si incazza come una biscia e dice alla figlia: preferisco vederti morta che sposata, primo a un pericoloso sovversivo, secondo sovversivo per di più pure con le pezze al culo. Perché, come ripeto un'altra volta, Rudin non ha ereditato non solo il cinismo, ma neanche le sostanze economiche di Aniegin. Se ci avesse avuto Coccose de Sord, come dite voi, probabilmente la mamma si sarebbe comportata in modo un po' differente, ma anche quello non ci avrebbe portati al romanzo che conosciamo. Quindi, protagonista bannato da casa, figlia cazziata, la situazione sembra entrata, diciamo, in una fase di stallo. Prende l'iniziativa la buona Natasha, che, accompagnata da una servetta, dà un appuntamento in riva al torrente a Rudin per spiegargli cosa è successo a casa e decidere insieme di, come dice lei, za savietam, yaprishla za savietam, che non vuol dire tanto per avere da te un consiglio, ma per consigliarci, per discutere, per fare il punto della situazione. Natasha, che è pronta a tutto, è pronta a fuggire con Rudin, perché ha preso sul serio quello che ha detto. Ecco cosa vuol dire per lei prendersi responsabilità, non come Tatiana, in ossequio ai voleri della mamma, sposare uno e poi dichiarargli fedele per tutta la vita, per motivi anche molto belli. No, bisogna essere attivi, essere artefici della propria felicità, quindi andare domo alla mamma e fare a modo proprio, anche prendendosene tutte le responsabilità. Natalia Astanavilas, padajdis dies, Masha, usosien, pramolvila ana i spustilas prudu. Vedete, Natasha si è fermata, sempre questo russo molto, come dire, sorvegliato, molto laconico, chiaro e preciso. Aspetta qui, Masha, presso i pini, qui presso i pini, e Masha è la cameriera da cui si è fatta accompagnare. Pramolvila, vuol dire scasala, scasala è un arcaismo, il verbo pramolvi, disse e scese al ruscello. Al ruscello, vedete questo russo molto cristallino, con qualche arcaismo, come in questo caso pramolvila. Rudin padasciol kniei i astanavilsia visumlenii. Rudin le si avvicinò e si fermò sbigottito. Visumlenii vuol dire sbigottimento, in questo caso incerto, come imbarazzato, un po' titubante, perché vede una sorta di cambiamento fisionomico della protagonista. È sempre questo insistere sulla fisionomia, sulla mimica anche facciale. Takova viragenia ogni shogni esamichal na yeyolizie. Non aveva ancora mai, non aveva mai notato questa espressione sul suo viso. Vedete che
il momento di crisi, il momento di crisi, di prova, come dire, caratteriale, è affrontato da Natasha con decisione, con una tempra decisa, e questo si riflette anche sulla sua fisionomia. Brovie io byli sdvinuti, le sopracciglia erano inarcate, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго, le labbra erano serrate, gli occhi guardavano dritti e severi. Vedete che, ricordate che un certo indugiare sulla fisionomia e sulla micromimica l'avevamo trovato anche in Burmistr, lì però indicava tutto un altro spettro caratteriale e emozionale. Qui tutto indica decisione, severità con se stessa e con gli altri. È un tipo di eroina molto diverso da Tatiana Larina, anche se vi ricordate, no, quella freddura che avevamo detto, no, la Barbie che si veste, si riveste. Qui a Tatiana, al nucleo, diciamo, al prototipo di Tatiana, è stato aggiunto un elemento di decisione, di sicurezza, di voglia di fare, di attivismo. Ricordate anche questo discorso che avevamo fatto una lezione precedente: non sono più i tempi di Aniegin, i tempi di Pieciorin, quando i personaggi potevano essere passivi, abbandonarsi un po' al fatalismo, come in qualche modo fa anche Tatiana. Sono tempi attivi che chiedono energia, determinazione, quindi una Tatiana 2.0, ecco, se vogliamo dire, un suo nuovo avatar in tempi diversi. Purtroppo non tutti in questo romanzo sono in grado di rispondere in modo positivo a questi nuovi compiti che l'epoca pone ai personaggi. Dmitrij Nikolaevich, Nachalana, nam vremya teriat niekogda. Dmitrij Nikolaevich è il nome di Rudin, cominciò lei. Non abbiamo tempo da perdere. Я пришла на 5 минут. Vedete che è un russo quasi da primo anno, no? Non è sempre così e non sarà sempre così con altri autori, però qui possiamo, ecco, rilassarci un po', perché è un russo abbastanza semplice. Sono venuta per 5 minuti. Я должна сказать вам, что матушка все знает. Матушка. Naturalmente sono quei diminutivi. Diminutivi, no, figurati. Cioè, le solite corse. Prima ho paragonato lo studente che segue in presenza a Jacobs. Però dovete fare più o meno le stesse cose che fa Jacobs, non avendone però, diciamo, né le qualità fisiche, né purtroppo neanche le disponibilità economiche. Quindi, insomma, meritate tutto l'appoggio da parte nostra, visto che comunque fa bene nella crescita, anche ogni tanto qualche corsettino, nessun problema, figurati, ci mancherebbe. E siamo già a leggere Rudin. Matushka, un diminutivo, in russo se ne usano, come sapete, molti, Batyushka, Matushka, Galubchik, e vanno tradotti con grano salis, perché in italiano fa abbastanza ridere la mammina, quindi la mamma sa tutto. Anavcera pasvalaminyak sibie, ieri sera mi ha chiamata a sé. Боже мой, воскликнул Рудин. Это ужасно. Что же сказала ваша матушка? Vedete che inizia subito una sorta di contrasto implicito fra i due, che si va poi sempre più radicalizzando. Un contrasto è la tipica strategia narrativa, e in questo caso di costruzione del dialogo, di Turgenev, molto semplice, lineare, funzionale, e che arriva al e diciamo che funziona, ossia costruire il dialogo su una botta e risposta, dove l'eroina incalza il protagonista maschile. Il protagonista maschile ha un atteggiamento del tutto diverso, fa delle esclamazioni di carattere patetico. Vedete che Natasha è molto stringata, precisa, laconica, determinata, va subito al punto, senza tanti discorsi. Invece
Rudin comincia subito con esclamazioni patetiche di tipo, se vogliamo, un po' karamziniano, no? Come se fosse rimasto alla fase, no, degli eroi sentimentali del periodo addirittura karamziniano, magari anche pushkiniano più tardi, ma insomma si perde un po' in esclamazioni che lasciano il tempo che trovano, e soprattutto fa alla... vedete che si aggrappa un po' alla protagonista, alla sua interlocutrice, facendo le domande che spesso tra l'altro ripetono ciò che lei ha appena finito di dire, come se stesse temporeggiando, come se stesse un po', diciamo, ciurlando nel manico. In toscano si dice traccheggiare, quando uno, insomma, non si vede che non vuole tanto andare al punto, non sa bene a che santo votarsi, no? Quindi, Dio mio, esclamò Rudin, è terribile. Considerazioni che in quel momento non è che servano più di tanto, di tipo patetico, no? Cosa ha detto vostra madre? Cosa volete che abbia detto? Si capisce da solo, si capisce anche da sé. E Ananya Sirdila Snaminia, Niebranila, non si è arrabbiata con me, non mi ha rimproverato. Vedete, notate queste costruzioni, sirdizza na più accusativo, non arrabbiarsi con, ma arrabbiarsi su qualcuno. Naturalmente tipici errori che facciamo noi stranieri. Non si è arrabbiata con me, non mi ha trattato male, non mi ha rimproverato. Tolka papieniala mnie zamajolio kamislije, altra costruzione da segnarsi, da tenere presente. Si è solo lamentata con me della mia superficialità, della mia sventatezza, gli occa muislie, no? Da gli occaia e muisl, pensiero leggero, per la mia leggerezza. Notate tra l'altro la costruzione papieniat camu, ossia lamentarsi o rinfacciare a qualcuno, lamentarsi con qualcuno, accusare qualcuno, rinfacciare sostanzialmente a qualcuno, quindi mnie, di qualcosa, si dice za più accusativo, no? Quindi c'è questa doppia costruzione che vi potete segnare abbastanza utile. Si è lamentata con me della mia leggerezza. Tolka, dice lui, solamente, vedete queste domande, lui esprime spavento, lui ha paura di buscarle anche lui dalla mamma, ha paura della mamma, no? Il grande eroe, il grande parlatore, no? Se la fa subito sotto e si vede benissimo. Da i abbiavila mnie, sto ana skarjeza glasica vidjet, Minia Mjortvaju, lo strumentale un po' arcaico, no? Oggi devo Mjortvaj, Cem Vashej Genoju, Genoi oggi diremo, sì, e mi ha dichiarato che acconsentirebbe, accetterebbe piuttosto di vedermi morta che di vedermi vostra moglie. Tutto molto chiara e precisa, no? Nel riportare il tono della discussione con la mamma. Natalia praiznesla vsyo eto kakim-to rovnym, pochty bezzvuchnym golosom. Dice tutto questo con voce piana, regolare, quasi senza suono. Noi tradurremmo appena percettibile. Vedete, parla in maniera chiara, precisa, però piano, a voce bassa, niente esclamazioni, niente perdite di tempo di tipo emotivo. Si potrebbe fare un paragone sicuramente con Tatiana. Teniamo presente che Tatiana è l'eroina di un romanzo in versi, quindi già un carattere un po' più melodrammatico ci sta. Poi sicuramente io non spingerei troppo all'estremo l'antitesi con Tatiana, c'è molto di Tatiana in Natasha, ma è sicuramente un carattere più deciso, più, diciamo, anche più semplice, più squadrato, più dinamico, ecco, sicuramente. A voi Natalia Alexeyevna, sto voi jej atvietili?
Sprasil Rudin. Vedete che ancora lui fa domande, gira intorno, no? Questo temporeggiare, no? Cosa avete intenzione di fare? Stoiaie atvietila, pagavarila Natalia. Stovui ti pier namierini dielati. Vedete che c'è questo contrasto molto netto, no? Di cosa le ho risposto, disse Natalia. Cosa voi adesso avete intenzione di fare? C'è questo contrasto. Io, tu, io cosa le ho risposto? E quindi cosa tu hai intenzione di fare? Quindi contrasto io, tu, molto netto, e tra dire, rispondere, parlare e fare. Non siamo qui per discutere su chi ha detto cosa a chi, ma cosa bisogna fare? Tu cosa vuoi fare? Natasha non glielo chiede perché, diciamo, in qualche modo delega a lui la scelta. Lei ha già deciso, lei non ha dubbi, però le cose si fanno in due. Vedete proprio questa. E lui di nuovo, frignone come nessun altro al mondo. Boje moi, Vasrasil Rudin, eta giustoca, tak scora, takoj vnezapni udar. Proprio non la finisce più, no, di fare esclamazioni. I vaša matuška prišla v takoje negodovanje. Vedete, mio Dio, ribatté Rudin. È crudele, tak skora, così presto, come se queste cose uno potesse risolverle quando è pronto, quando è tutto apparecchiato, no? Te lo servono su un piatto d'argento. In genere, quando succede, c'è una situazione critica, ti prende allo sprovvisto e tu qualcosa devi inventare. Non è che aspettano i comodi tuoi, no? Per risolvere questioni del genere. Per lui invece non è mai il momento giusto, sì, se, sempre una questione che può essere dilazionata. Un colpo così improvviso, i vascia matuška, e la vostra mamma si è davvero infuriata così tanto? Te l'hanno detto, cosa stai a girarci intorno? Certo che sei incazzata, perché non te lo aspettavi? No. Da, ana slyšat a vas ne hočet. Lei non vuole neanche sentir parlare di voi. Это ужасно. Стало быть, никакой надежды нет? Anche di nuovo domande su domande, esclamazioni. Lo fa parlare un po' come un personaggio da operetta. Vedete come è costruita in modo molto, come dire, antitetico, no? Questa scena. Cioè, lei e lui si comportano in modo completamente diverso. Gli stili sono molti diversi, no? Questo lavoro di Turgenev lineare, forse un po' schematico, ma funzionale proprio sul modo di parlare, sullo stile espressivo dei personaggi. Nikakoi nadezhdy nyet, e lei risponde: Nikakoi. Vedete? Nikakoi. Ah, sono andato un pochino troppo giù. Eta ujasna. Nikakoi nadezhdy nyet, Nikakoi. Za shto my tak neshchastlivy? E di nuovo, no? Le esclamazioni. Perché siamo così sfortunati? Perché siamo così sfortunati? Voi me ne spraševajte, Natalia Alexeyevna, što ja namjerim delat? U minja galava krugom idiot. Ja ničevo saobrazit ne mogu. Ja čustvuju tolka svoje nešćastje. I udivljajus, kak voi možete sakranjati hladnokrvije. Vedete? Što ja namjerim, u minja Я ничего не могу, я чувствую, sempre io. Lui pensa solo, è molto autocentrato, è un egocentrico. Non voglio dire egoista, anche si potrebbe dire, però sicuramente un egocentrico. Lui pensa a sé, alla propria, diciamo, sventura. Non, a parte il fatto che non riesce a decidersi a fare qualcosa. Vedete, c'è tutto questo io. Qui si vede anche un po', quando dicevo che c'era un po' di Pieciorin in Rudin, non solo Aniegin, un Aniegin modificato, ma anche Pieciorin. Chi di voi ricorda le lezioni del primo anno ricorderà che Pieciorin aveva quest'aria, no, da avventuriero molto dinamico, deciso, talentuoso, affascinante, ma per lui la libertà è una sorta di spazio vuoto. Cioè, lui teme sopra di tutto
mettere in gioco diciamo, il pericolo di mettere in gioco la propria libertà, libertà come spazio vuoto, libertà dalle responsabilità, no? Mai il grande nemico di Pieciori nel senso del dovere, senso di responsabilità, no? Stramazza il cavallo. Si stramazza lui prima, si dispera per un paio di secondi, dopodiché se ne va perché non fosse successo niente. Sì, ha un momento di crollo psicologico Pieciorin quando sta inseguendo Viera, il cavallo stramazza, si mette a piangere, si dispera, però a parte lì c'è la riflessione, no? Lui si vede dall'esterno e pensa che impressione farei su qualcuno che mi stesse guardando adesso, è la sua continua riflessione che lo divora da dentro, no? Dopodiché, diciamo, si dà una calmata e riparte per la sua strada. Quella che in Pieciorin è questa riflessione romantica come un tarlo che consuma da dentro l'eroe, lo distrugge, no? Lo rende incapace, pur con tutto il suo egoismo, di vivere appieno la propria vita, in modo immediato, indiretto, spontaneo, perché lui sempre si vede, no? Dall'esterno, sempre lui vede se stesso, che è in Pieciorin qualcosa, è una sorta di condanna antropologica terribile che non gli consente una vita strozzata, no? Ma è un personaggio comunque di grande spessore. In Rudin questo si affievolisce fino a diventare una sorta di balbettio inetto, no? Questo continuo pensare a se stesso, vedere tutto che gira intorno a se stesso e non sapere prendere decisioni, non sapersi prendere responsabilità. In Pieciorin un tratto demoniaco, no? Che lo affratella infatti al demone sospeso fra cielo e terra, un paragone che con Rudin certamente non si può fare. Ma proprio perché ai tempi di Pushkin e di Lermontov un personaggio del genere, l'abbiamo già detto, poteva avere una sua giustificazione. Era un blocco imposto al carattere del personaggio dalla società in cui stava vivendo. Adesso non è più così, adesso sei semplicemente un inetto e non hai giustificazione. Non sei più colui che vorrebbe agire, ma non può. Vedete che dice proprio, sento, in un momento in cui bisogna agire, lui pensa solo a se stesso, dice, sento solo la mia disgrazia, no? Dice, ja chustvuju tolka svoje neschastje. C'è questo pieciorinismo però ridotto, immeschinito, svilito, no? E poi dice, mi stupisco di come possiate mantenere forza d'animo, fermezza d'animo, chladna krovje, che vuol dire chladnaya krov, sangue freddo. Come potete mantenere il sangue freddo? Lui si stupisce, quasi addirittura è quasi irritato, no? Dal fatto che lei non si abbandona a tutti questi gemiti, a tutte queste recriminazioni, che non si dispera e che mantiene forza d'animo. È quasi irritato, vedete che manca completamente di empatia nei confronti di lei, tutto preso da se stesso e è come stupito del fatto che lei invece stia prendendo la cosa in modo del tutto diverso. Vedete che con pochi mezzi, molto centellinati, molto, diciamo, sorvegliati, viene costruita una scena perfettamente chiara nei ruoli che sono disposti, no, tra i personaggi. E voi dumaite, mne lico pragavarile Natalia. Pensate che forse che per me sia facile? Vedete che lei comincia anche un po' a scocciarsi perché vuole risposte, vuole insomma un atteggiamento attivo, propositivo. Invece vedo questo qui che dice, beh, perché pensate che per me sia facile? Non è facile. Lei mantiene sangue freddo perché ha forza di volontà, determinazione. Lei trasforma la difficoltà, la sofferenza, la difficoltà in cui si trova, la trasforma in energia per l'azione. Ma non è che lei sia, lui pensa che per lei sia tutto facile perché non la vede piangere, no? Rudin nacial cadit pa Platinie, comincia a camminare per la riva. Vedete, comincia a camminare avanti e indietro, no? Cadit pa Platinie.
Anche qui vediamo punto di vista della mimica, no? Questo tratto gogoliano del personaggio viene attraverso dei tratti motori, viene ulteriormente definita la sostanza psicologica del personaggio, come queste maschere gogoliane che hanno proprio i loro tic, i loro tratti motori riflettono un dato prevalente del loro carattere, no? E questo è proprio un tratto gogoliano. Natalia nie spuscalas nievo glas. Natalia non gli toglieva gli occhi di dosso. Vi ricordate, tra l'altro, che questo motivo del non togliere gli occhi di dosso, dello sguardo fisso, dello sguardo indagatore, noi l'abbiamo trovato in Burmistre, il padrone che fissa il servo. In quel caso era una manifestazione della dinamica, no, del rapporto servo-padrone, quindi un atteggiamento che significa oppressione, che significa minaccia, che significa sopraffazione, no? Psicologica prima ancora che fisica, questo gioco di sguardi, l'utilizzo dello sguardo fisso, indagatore, no? E qui torna, naturalmente in un contesto completamente diverso, vuol dire altro. Ricordate, ne abbiamo parlato. Natasha è la donna dello sguardo, è il personaggio dello sguardo. Lui è il personaggio affabulatore che parla, parla, esclama, domanda, queste domande inconcludenti, che parla, parla, ma si parla addosso, gira tutto intorno a se stesso, un parlare che significa egocentrismo e inconcludenza e passività, subalternità, mentre lo sguardo in questo caso significa determinazione, empatia, capacità di guardare nell'animo di colui con cui si sta parlando e volontà di azione, no? Quindi principio attivo, che in qualche modo è un po' legato anche alla dinamica servo-padrone, no? Dove era chiaramente una sopraffazione esteriore. Qui invece è un rapporto di dominio che si instaura per qualità psicologiche. Lei lo domina attraverso lo sguardo. Perché gli guarda dentro ed è capace di cose di cui lui non è capace. Come ho detto, questa dinamica sguardo-parola la ritroveremo molto rafforzata in Dostoevskij, proprio trasposta su un piano antropologico dove i ruoli sono diversi, però la donna dello sguardo, in Dostoevskij lo sguardo della donna si lega al tema dell'infanzia violata, del martirio, della sofferenza, no? A questi temi, diciamo, a termini chiave che si legano alle sfere dell'infanzia violata, dell'innocenza violata, del martirio, dell'acquisizione di forza attraverso la sofferenza. Tutto questo attraverso lo sguardo, l'empatia, è proprio Sonia, è la formula, diciamo, chimica che produce Sonia Marmeladova, per chi di voi ha letto Delitto e Castigo. E naturalmente l'imprinting comunque viene da questi romanzi di Turgenev che Dostoevskij legge ancora in esilio, quando è ancora in esilio in Siberia, legge quando è ancora fuori dai giochi, ma nota subito da lontano, lui autore ormai dimenticato e che sta scontando una pena, una dura pena detentiva, si rende subito conto di questi elementi con cui Turgenev sta giocando in questa letteratura di questa fase nuova e li riproporrà in un contesto completamente diverso. Dostoevskij è ben capace di prendere ciò che gli serve là dove lo trova. Lo faceva anche prima dell'esilio, quando era un giovane scrittore capace di miscelare Pushkin con Gogol, prendere qualcosa da Balzac, da Victor Hugo, insomma, una cosa che Dostoevskij è un grande, diciamo, selezionatore di tratti rilevanti nelle opere degli scrittori più diversi, ma questo poi ne riparleremo in seguito. A un certo punto la buona Natalia si decide a
a spronare il nostro amico Dmitri Nikolaevich, Pramolvina Natalia. Mi tratim popustu vremia. Dmitri Nikolaevich, noi stiamo perdendo tempo in vano. Вспомните, я в последний раз вижу с вами. Ricordatevi che questa è l'ultima volta che noi ci vediamo, se non si fa qualcosa. Я пришла сюда не плакать, не жаловаться. Vi vidite, я не плачу, я пришла за советом. Io non sono venuta qui a piangere né a lamentarmi. Voi vedete, non sto piangendo, sono venuta per consigliarmi, per un consiglio, tesa per metterci, per capire che cosa fare. E qui io vedo tra l'altro anche un'allusione alla celebre lettera di Bielinski a Gogol, dove Bielinski scriveva a Gogol: non di prediche ha bisogno il popolo russo, non di preghiere, ne ha già sentite abbastanza, ne ha già recitate abbastanza, il popolo russo ha bisogno di fatti, ha bisogno di progresso, ha bisogno di educazione, di leggi giuste, ha bisogno di questo, non di discorsi, no? Quindi ci vedo, cioè, questo naturalmente molto nascosto, perché era un'opera illegale, chiaramente, la lettera di Bielinski a Gogol, che tra l'altro, appunto, troverete, se andrete a sentire quelle lezioni che trovate indicate nella chat di questo nostro gruppo del primo anno. Chi di voi non ha seguito il primo anno con me troverà anche la lettera di Bielinski a Gogol commentata in quelle lezioni che non fanno parte del nostro corso, non vi chiedo all'esame, ma a chi di voi non ha seguito il primo anno con me, che chiarirebbero una serie di cose, ne abbiamo parlato prima di iniziare la lezione. E naturalmente Turgenev, che aveva esordito come Dostoevsky negli anni 40 nella scuola naturale, considerava Bielinski il proprio maestro, e è presente a lui questa, diciamo, questa enfasi sul fatto: basta con le parole, basta con le prediche, basta con le preghiere, il popolo ha bisogno di agire, no? E lo vediamo concentrato in questa figura di giovane donna, diciamo, alle prese con un sacco di problemi, ma che non si lascia perdere d'animo e si aspetta lo stesso anche dall'uomo che, ahimè, ha scelto come compagno di vita. Da какой совет могу я дать вам, Наталья Алексеевна? È proprio una meba, è proprio un quacquaraquà. D'altra parte ci sta lì apposta, voglio dire, se non fosse stato questo non ci sarebbe il romanzo. Scappavano e buonanotte. Ma io che consiglio vi posso dare, Natalia Alexeyevna? Lui interpreta proprio consiglio come un consiglio che lui deve dare a lei. Lei deve, si aspetta che lui le dica cosa deve fare. Какой совет? Вы мужчина, я привыкла вам верить. Я до конца буду верить вам. Скажите мне, какие ваши намерения? Qui naturalmente c'è anche una retorica un po' maschilista, dovuta a un'epoca chiaramente diversa, ma del tutto ovvia a quei tempi. Lei dice: quale consiglio? Voi siete l'uomo, cioè, come si dice, fai l'uomo, no? Che non si dovrebbe dire, perché non va bene, insomma, non, però naturalmente, insomma, a quei tempi e comunque anche ai nostri, insomma, a volte si usa. Io sono abituata a credervi, a credere a quello che dite, e vi crederò fino in fondo. Ditemi quali sono le vostre intenzioni, le nostre intenzioni. E lui naturalmente, come al solito, no, queste domande che lui ripete a pappagallo, quello che lei ha appena detto, no, si aggrappa, no, come psicologicamente a lei, invece di diventare il polo propositivo, no, di fare l'uomo, come appunto, ahimè, abbiamo detto, lui si aggrappa a lei passivamente, no? Ma in ammierinia, vascia matushka, virayatna, atkajet mene at domu, le mie intenzioni, vostra madre probabilmente mi negherà l'accesso a casa vostra.
Sì, credo sarà capito, infatti, no? E lei dice: Moshet buit, ana ujevcera, abjavila mnie, sto da zna budet raznakomica s vami. Vedete di nuovo raznakomica, queste parolette che evidentemente piacciono molto a Turgenev, l'avevamo trovato già in Burmistr. Può darsi. Lei già ieri mi ha dichiarato che dovrà, diciamo, rompere i rapporti con voi. Non voi ne atvicciate una moiva prosa. E lei a un certo punto poi perde la pazienza, ma voi non rispondete alla mia domanda. E lui, tacca coiva pros, tacca coiva pros, è proprio pietoso, tacca coiva pros. È come se stesse temporeggiando e arretrando sempre di più finché si trova con le spalle al muro, no? Perché lei lo incalza. Как вы думаете, что нам надобно теперь делать? E alla fine glielo ridice un'altra volta. Questo нам надобно è forma un po' arcaica per нам nada. Что нам делать? Возразил Рудин. Di nuovo, no? La domanda. E qui arriva il momento proprio culmine, no? Ricordate come in Burmistr c'è il momento, no, di Vdrug, vi ricordate quel Vdrug? E tutta la scena cambia, si rovescia, no? È come se si illuminasse tutti i tasselli che sono stati messi, disposti fino a questo momento, arriva l'ultimo tassello, tac, no? Inserito e il meccanismo parte, no? In quel caso in modo catastrofico, in realtà anche qui, da questo momento in poi tutta questa scena che si era andata accumulando, accumulando, come in Burmistr, anche questa è una tattica tipica di Turgenev, no? Che si accumula, si aggiungono elementi l'uno sull'altro, si rafforzano le dinamiche, no? Tra i personaggi, il loro contrasto, la contraddizione fra un punto di vista e un altro, sempre più sottolineati. A un certo punto, tac, no? Scatta, arriva il punto, diciamo, la goccia che fa traboccare il vaso e la scena finalmente si illumina per quello che è. Le persone ricevono proprio la definizione, il posto giusto che fin dal primo momento era stato loro, per loro, pensa, rasumiezza, pacarizza, pacarizza, no? Vedete questo verbo che significa? Dobbiamo arrenderci, dobbiamo rassegnarci, pacarizza vuol dire rassegnarsi, arrendersi. Vedete, lui ha girato attorno a questa situazione finora con le sue esclamazioni che non significano nulla, con le sue domande che cioè, passive, no? Con no, oggi potremmo definirlo un tono passivo-aggressivo, no? E alla fine è arrivata la parola, tac, no? Pacarizza. Lui le consiglia, è disposto a rassegnarci, a lasciar perdere. Pacarizza. Miedlina paftarina Natalia, i gubi e io pabliednieli, arrendersi, ripeté piano lentamente Natalia e le sue labbra sbiancarono. Vedete che anche dal punto di vista fisionomico si vede che anche il suo di lei equilibrio viene incrinato da questa parola, perché è una parola che lei non si aspettava, lei si aspettava tutt'altro. No, fino a questo momento si è mantenuto un equilibrio precario fra loro due, perché lei ancora credeva che lui fosse ciò per cui si era presentato, come si era presentato. E questa parola le spezza questa illusione, quindi spezza anche quell'equilibrio che lei aveva perché credeva di trovare in lui un interlocutore, un punto d'appoggio per riuscire ad agire, no? Pacarizza subie, Pradalžal Rudin, gliela spiega meglio, no? Dobbiamo arrenderci al destino, continuò Rudin. Sto je delati? Ya slishkom khorosho znayu, kak eta gorka, tyazhelo, nevynosimo, no posudite sami, Natalia Alexeyevna, ya bedien. So troppo bene come ciò sia amaro, pesante, insopportabile. Vedete di nuovo tutti questi epiteti, no? Di tipo enfatico. Ma giudicate voi stessa, Natalia Alexeyevna.
Io sono povero, no? Questo è un elemento reale, però lui ci si aggrappa. Vedete che questo modo di incedere che ho definito passivo-aggressivo, no? Lui dice, lo vedete voi, pensateci voi stessa, no? È come se la invitasse, dice, insomma, cercate di scendere a terra, insomma, io sono povero. Pravda, ya magu rabotat, guardate che scendo un po'. Правда, я могу работать, но если бы я был даже богатый человек, в состоянии ли вы перенести насильственное расторжение с вашим семейством, гнев вашей матери? Dice, sì, è vero, io potrei anche mettermi a lavorare, che effettivamente, insomma, l'idea potrebbe essere anche quella. Se il problema è quello, vai, trovati un lavoro, voglio dire, qualcosa saprai fare. Sì, però, non c'è sempre però. Ma se anche, e qui comincia questo bel periodo ipotetico dell'irrealtà, no? Che si vive sempre nell'ipotesi e nell'irreale per Rudin, no? Tutto è bello, tutto torna nell'ipotesi, nell'astrazione e nell'irrealtà. Se anche io fossi un uomo ricco, sareste voi in grado di sopportare la rottura forzata con la vostra famiglia, la collera di vostra madre? Vedete il passivo-aggressivo? Lui è un vigliacco che non si vuole prendere le sue responsabilità, non si sente neanche di prendere in mano la situazione e andare a lavorare, per esempio, come farebbe qualsiasi persona normale, per conquistare la propria felicità, ciò che vuole ottenere, però addossa tutto a lei. Dice, se anche io fossi ricco, se anche fossi ricco, tu non saresti in grado di sopportare, e anche qui c'è questo tono patetico, no? Passivo-aggressivo, la rottura con la famiglia. Lascialo dire a lei, se lei ti ha detto che lei è disposta, ma che cosa stai a questionare? Vedete che lui addossa a lei. Non si vuole neanche prendere la responsabilità di questa inazione, vuole comunque dire che è per tutelare. Avete presente quando sono cose. Questi scrittori russi hanno la capacità spesso di farci vivere situazioni paradigmatiche, molto rilevanti, anche che spiegano tante cose di un determinato contesto, a volte anche proprio della condizione umana. Ricordate, per esempio, Onegin e Tatiana, no? Una condizione che tutti noi abbiamo vissuto, tipica situazione, no? Quando lui dice ti lascio per tutelarti, ti lascio perché non ti merito, non voglio renderti infelice, no? In realtà lo stronzo lo fa perché per fare i propri comodi, no? Però il tipico atteggiamento vigliacco, passivo-aggressivo, soprattutto maschile, devo dire, le donne hanno altri metodi subdoli per mollare o farsi mollare, tipico maschio per dire no, non voglio farti soffrire, ti voglio troppo bene per mettere a repentaglio, no, la tua serenità e quindi rimaniamo solo amici o cose del genere. Tipico atteggiamento passivo-aggressivo maschile. Infatti lui dice no, non posso chiederti questo sacrificio, la famiglia, la mamma, che gliene frega a lui. Che gli inglesi chiamano gaslighting, Come? in inglese c'è questa parola gaslighting, di quando una persona cerca di accusare un altro per mascherare i propri errori. Ecco, esattamente, Che esattamente. gaslighting. Qui non è proprio accusa, ma è come un addossare in qualche modo la Rovesciare responsabilità, la rovesciare la frittata, esattamente. Poi dopo comunque non è una parte che leggeremo, lui a un certo punto se la prende anche un po' perché lei gli dà giustamente dello smidollato. E lui si adombra anche un po', no? Si adonta dicendo: ma come? Insomma, io anzi mi sto prendendo le mie responsabilità, rinuncio alla felicità per venire incontro a te e fare il tuo interesse, tu non lo apprezzi, ma insomma, no? Così fa proprio la figura di merda, proprio al 100%, no? E dice: niente, Natalia Alexeyevna, vedete sempre queste esclamazioni molto enfatiche, no? Niente, Natalia Alexeevna, abetam idumas niecevo, no, non se ne parla, non ci si pensa neppure. Vidna, nam nisuj dino byla zhit vmestie. Vedete di nuovo, su questi stereotipi, lui parla proprio per stereotipi, no?
si vede che non è, che non era destino, che non eravamo destinati, sì, in russo si dice a noi non era destinato, di vivere insieme. Ito shastie a katoram yamiechtal niedlia minya, no? E quella felicità che io sognavo non è per me, sempre io sognavo, non è per me. Vedete queste spie? Guardate che Turgenev lo fa apposta, Turgenev non perde per strada una parola, è tutto completamente calcolato. Vedete che lui parla di sé, si tradisce, no? Perché fino a questo momento ha detto, ma no, io lo faccio per te, per tutelare, no? Il tuo benessere, il tuo equilibrio, la mamma, la famiglia, no? Così poi adesso dice, la mia felicità non è per me. Lui pensa soltanto ai cazzi suoi, in realtà. Senza forse neanche rendersene conto, perché Rudin non è... non è, come dire, com'è? Non è malizioso, non è malizioso, no, come magari potrebbe essere un Pieciorin, che invece si atteggia apposta per ottenere un certo risultato, per esempio per affascinare una ragazza, no? E poi dopo abbandonarla appena ottenuto il suo scopo. Non è assolutamente malizioso, lui crede in quello che sta dicendo, però si tradisce quello che nel profondo, senza rendersene conto, lui ha, ossia un profondo egocentrismo legato naturalmente a questa incapacità di prendersi responsabilità, che qui che diventa mancanza di spina dorsale, esattamente lo stesso, diciamo lo stesso nesso egocentrismo e niente responsabilità che in Pieciorin porta al demonismo, porta a una figura anche dotata carismatica, no? Qui invece diventa la mezza sega, fondamentalmente, no? Perché i tempi sono cambiati e Turgenev definisce perfettamente questa cosa. Natalia vdrug zakrila lizzo rukami i zaplakala. All'improvviso, vedete questo vdrug, sempre c'è questo procedere a scatti, no? Nei momenti di rottura, cioè spesso si usa vdrug, inizia a piangere, si chiude il volto con le mani, scopre il volto con le mani, inizia a piangere. E questa non è una cosa melodrammatica, questo è un gesto spontaneo, un gesto genuino, vero, no? Si mette a piangere. Rudin priblizilsya k niej, le si avvicina, e lei chiaramente si mette a piangere perché si rende conto di essere stata ingannata da lui, di essersi ingannata, non perché lui la volesse ingannare, lui ci ha sempre creduto nelle cose che diceva, ma arrivati al dunque non è in grado di muovere un dito per agire. Vedete che lei si rende conto che lui era capace solo di parlare, non è un ingannatore malizioso, è proprio uno che parla e poi non agisce. E qui sta il nucleo problematico di quest'epoca di cui stavamo parlando. Turgenev identifica l'uomo, diciamo, della generazione precedente, quella generazione degli Aniegin, dei Pieciorin, quindi diciamo la massima espressione culturale, antropologica della cultura nobiliare russa, quanto di più alto la letteratura del periodo d'oro, della letteratura nobiliare, ha prodotto a livello di tipologia umana, che ai tempi di Pushkin e di Lermontov, quindi sotto il regime di Nicola I, significava una serie di cose. Era un personaggio problematico, ricco anche di potenzialità, anche se non potevano essere espresse, il demonismo, l'onore comunque che Aniegin ha. Per esempio, lui a modo suo tutela Tatiana, no? Impedendole di fare stupidaggini, no? E Tatiana glielo riconosce quando dice «Я знаю в вашем сердце есть», no? Lo dice proprio, dice «В вашем сердце есть и гордость, и прямая честь», no? Sia l'orgoglio che un retto onore, no? Questo personaggio però non è adeguato ai tempi moderni, non è adeguato a questo momento. Quindi Turgenev sta facendo un'analisi dei limiti della generazione
dei padri e di coloro che ne sono la prosecuzione in questo determinato momento storico, quindi una cultura, un tipo umano che oggi non può più trovare, che non ha più niente da dire, aveva da dire ai tempi di Pushkin e di Lermontov, quando comunque l'azione vera era impossibile. Oppure vi ricordate, chi di voi ha seguito con me, primo anno, ricordate la morte di Lienski? La morte di Lienski, cosa può fare un individuo vero, una persona che ha rispetto per se stesso, che vuole agire? Può diventare condottiero, può diventare amministratore dello Stato, però sempre sotto Nicola I, può diventare un condottiero come Napoleone o come Nelson, no? Oppure può tentare la via della rivoluzione. La via della rivoluzione è farsi impiccare, una via che non porta da nessuna parte, come Rilieyev, no? Questo può fare un uomo, oppure diventare un poeta, come forse sarebbe diventato Lienski, come è Pushkin. Nella poesia si possono creare valori, aiutare le persone a essere migliori, a essere più felici. Ricordate l'idea della poesia che ha Pushkin, ma non è azione diretta. L'uomo pushkiniano può tentare tante cose nei limiti in cui è compresso. Ma non può diventare un attivista vero nel senso richiesto dall'epoca invece in cui siamo adesso, l'epoca della liberazione della servitù della gleba. E nel 90% dei casi, come ricorderete da quelle strofe, finisce per essere un proprietario terriero in pigiama, vi ricordate, con la vestaglia, Chasse-Livre, i ragazzi, no? Quindi felice e cornuto, muore in mezzo a donne che piangono, no? E a medici, quindi la fine di un proprietario gogoliano, no? Se vogliamo, oppure può finire come il protagonista di Burmistre, no? Che diventare un sadico occidentalizzato, naturalmente, come Aniegin, ma ridotto a una maschera sadica, oppressiva, che non ha niente di buono da dare al mondo. Quindi quel tipo umano di cui Pushkin traccia un po' il perimetro, no? Di quello che può diventare un condottiero, un amministratore, un poeta, un rivoluzionario, quindi una vittima sacrificale, perché di rivoluzione si muore, oppure diventare una macchietta gogoliana. In questo tempo nuovo ha esaurito la sua funzione, non può neanche diventare quello. Ci vuole un'altra tipologia umana, e questa cosa Turgenev la dice, la mostra proprio attraverso questo contrasto fra i due, e questo pianto di Natasha è un pianto che è un po' un pianto funebre su una generazione che ha esaurito le proprie possibilità, quella che si chiama la generazione dell'uomo inutile, che ha esaurito le proprie possibilità ancora prima di fare qualcosa. Oppure nella generazione sempre di Lermontov, di Pushkin, Lermontov, può per esempio diventare un militare e andare nel Caucaso, no? Questo Caucaso che è un po' il luogo esotico dove il personaggio dotato di vitalità si può realizzare in qualche modo, però realizzare poi come Pieciorin in piccole schermaglie, no? Ha esaurito questo personaggio il proprio ciclo vitale, ci vuole qualcosa di nuovo. Questo riesce solo ormai a illudere giovani inesperte come Natasha, che però proprio nel momento in cui capisce i limiti di questa figura, capisce che in realtà non porta da nessuna parte, lei si pone come polo attivo ed è forse lei che può guardare oltre, andare oltre, trovare qualcosa da fare, ma solo dopo essersi sbarazzato di questa zavorra umana che è diventato Rudin. E vedete, Natalia Alexeyevna, Milaya Natalia, Zagavaril on Zharam, ni plachtie, Radiboga, ni tirzaite, minya, utiesties, no? Quindi Natalia Alexeyevna, cara Natalia, di nuovo, questo strato sentimentalista, no? Che rimanda appunto a Karamzin, quindi alle epoche quando ancora
tutto quello che si poteva fare in letteratura era piangere, disperarsi, fare tutte queste tirate. Disse lui con ardore, lui mette l'ardore in queste cose, solo nel parlare, vedete? Non piangete, non mi torturate, non mi tormentate, pensa sempre a se stesso, vedete? E questo riassume proprio la sua personalità, no? Consolatevi, Natalia Padnyala Golavu, e lei alza la testa. Vy mne gavarite, chtoby ya utishilas, nachala ona, i glaza yeo zablistieli skvoz slyozy. Mi dite che devo consolarmi, cominciò, e gli occhi le brillarono attraverso le lacrime. Le brillarono attraverso le lacrime. Я не то, не о том плачу, о чем вы думаете. Io non piango per quello che pensate. Мне не то больно, non mi fa male quello che pensate voi, no? Ossia dover rinunciare, no? Мне больно то, что я в вас обманулась. Mi fa male il fatto che mi sono ingannata su di voi. In russo si dice abmanuzza v, cavò, in qualcuno, non su qualcuno. Как? Я прихожу к вам за советом. Come? Io vengo da voi per un consiglio? В какую минуту? E in che momento i pierva e vascia slova pacarizza e la prima vostra parola è rinunciare, pacarizza. Так вот как вы применяете на деле ваши толкования о свободе, о жертвах, которые... Dice, rinunciare. Ecco come voi applicate nei fatti i vostri discorsi sulla libertà, sui sacrifici, i quali, no, tutti quei discorsi che lui ha sempre fatto e non finisce di parlare, no? Io golas prirvalsi, la sua voce si spezzò e lui, no, Natalia Alexeyevna, начал смущённый Рудин, вспомните, я не отказываюсь от слов моих. Толка, e comincia a balbettare in modo ormai del tutto inconcludente. Dice: ma ricordate, io non rinnego le mie parole, solo voi спрашивали меня, продолжала она снова и силой. Voi mi avete chiesto, continuò lei con nuova forza, что я ответила моей матери, когда она объявила мне, что скорее согласиться на мою смерть, что на брак мой с вами. Cosa ho risposto a mia madre quando mi ha annunciato che piuttosto avrebbe accettato la mia morte che il mio matrimonio con voi? Я ей ответила, что скорее умру, чем выйду за другого замуж. Io le ho risposto che piuttosto che sposarmi con un altro sarei morta. Vedete che è molto diverso da Tatiana, che invece ai pianti della madre risponde sposando il primo bischero e passava per dire, beh, non proprio il primo, ma insomma, alla fine si sposa il vecchio generale, che poi vecchio a quei tempi voleva dire magari uno di 30 anni, però insomma, a voi gavarite pacarizza e voi dite rassegniamoci, stala buit anabula prava. Allora vuol dire che lei, mia madre, aveva ragione. Voi tocna. At nechevo delat, at skuki pashutili samnoi. Voi, allora è vero, voi per il non avere niente da fare, ossia come passatempo, per la noia vi siete preso gioco di me. Cioè, mi avete fatto tanti discorsi, adesso pacarizza? Allora ha ragione mia madre, sei un impostore. In realtà lui poverino non è che
lo facesse apposta, non l'aveva fatto scientemente, no? Per noia, per giocare, per prendersi gioco di lei, solo che non pensava che si sarebbe arrivati a tanto, no? No, come il liberale, vedete che è un discorso in realtà ancora molto ambiguo, no? Un po' cerchio bottista quello di Turgenev, sta ponendo il problema senza però avere risposte da dare, dice. Lui sta parlando non solo dell'uomo inutile oneghiniano, sta parlando anche dei liberali di questi anni, che finalmente, dopo tutto il periodo di Nicola I, sono arrivati al momento in cui bisogna decidere, bisogna liberare i servi della gleba. Come liberarli? Cosa significa questa cosa per la società russa? Che riforme bisogna fare? Quali parole d'ordine bisogna proporre al popolo? E sono tutti lì, no, che stanno, no, vi ricordate, la scienza popolare, bisogna fare come in Inghilterra, bisogna fare come in Francia, mi raccomando, Napoleone III, perché se no troppa democrazia fa male, come in Inghilterra perché hanno la Camera dei Lord, anche lì comunque conservazione, sì, un po' di progresso, sì, però attenzione, non troppo, tante belle parole, no? La libertà, la democrazia, la lettera di Bielinski a Gogol. Bielinski, poverino, non c'entra nulla perché è morto. Quindi, però, tutti coloro che a quei tempi si erano riempiti la bocca di frasi libertarie oggi balbettano perché hanno paura. Hanno paura che le riforme portino troppo in là. Tutti hanno qualcosa da perdere. Tutti hanno qualcosa da perdere. Vogliono vivere in libertà. Vogliono vivere in democrazia, ma temono le masse popolari, perché comunque l'opinione pubblica è composta da persone comunque benestanti, che hanno proprietà, hanno una posizione nella società, hanno qualcosa da perdere e non va, e recalcitrano arrivati al dunque. Vedete che Turgenev, che peraltro fa parte di questa categoria di persone, lui parla anche di se stesso. Turgenev non è che dice, siccome io e quelli come me siamo così, allora viva la rivoluzione. No, quando poi arriveranno quelli che la rivoluzione la vogliono davvero, per esempio un certo Herzen in certe fasi e soprattutto Chernyshevsky da Bragliubov o peggio ancora, lui assolutamente arretrerà inorridito. Cioè, lui, però vedete, anche con onestà intellettuale pone il problema. Noi in questo momento abbiamo paura, la mia generazione ha paura, sta esitando. Io ci metto anch'io, anch'io sono Rudin, da un certo punto di vista. Proprio per questo lo so descrivere così. La mia generazione, la mia classe sociale, gli intellettuali della mia cerchia hanno paura di andare fino in fondo, pur avendo, quando non si poteva fare altro, fatto tanti bei discorsi. La Russia. Natascia, è la Russia che ti si pone di fronte e dice: bene, hai fatto tanti bei discorsi, adesso agisci. E tu, però Natalia Alexeevna, calma, calma, perché questo vuol dire rinunciare a tutta una serie di cose, anche per lui, ma anche per una determinata classe sociale. Vedete con che lucidità Turgenev, con mezzi molto, come dire, anche molto minimalisti, pone questa problematica senza, come detto, senza in realtà indicare una via di uscita che lui, Turgenev, non conosce, non conosce. Klianus vam, Natalia Alexeevna, uveriaju vas, tvirdil Rudin. Vedete, lui, io vi giuro, io vi assicuro, ma sono giuramenti, sono assicurazioni che non portano da nessuna parte perché non sono legati a una volontà di azione. Infatti, lui no, Anna, io vu, nie slushai, nie slushala. Ormai lei non lo ascolta più, non lo ascolta più. In questo romanzo, Turgenev non risponde al quesito: ma allora chi deve ascoltare la Russia, se non Rudin? Allora chi deve ascoltare la Russia? Il popolo a chi si deve affidare? In questo romanzo la risposta non viene data. Anche nel romanzo successivo, Nido di Nobili,
I personaggi sono simili, qui però il personaggio principale, Lavrieschi, anche qui un possibile idillio tra due, tra lui e lei, viene troncato sul nascere, non da una cattiva volontà del protagonista, come in Rudin, ma dal fatto che il protagonista Lavrieschi era stato sposato in precedenza, pensava che la moglie fosse morta, e invece, sul più bello, quando i due stanno finalmente per realizzare il loro sogno d'amore, anche Lavrieschi è un personaggio forse è più complesso rispetto a Rudin, in lui non c'è soltanto le chiacchiere e incapacità di agire, in lui c'è anche c'è uno spirito più profondo, più contraddittorio, ha anche ascendenze popolari, ossia sua madre era una serva della gleba, c'era tutta una storia familiare complessa alle spalle, è un uomo di confine, già non è più solo un nobile, perché sua madre era una serva della gleba, è già un uomo nuovo, ma la pura circostanza che alla fine si scopre che la moglie non era morta, anzi torna, la moglie che è una macchietta gogoliana, proprio è una donna detestabile, molto frivola, che lo aveva tradito, una insomma poco di buono se vogliamo esprimerci così, torna alla carica e lui chiaramente a quel punto la cosa non si può più fare e quindi la felicità dei due viene spezzata da circostanze oggettive. E lei della situazione trova consolazione nel monastero, si fa monaca, l'eroina del Nino di Nobili, dove vediamo tra l'altro una possibile risposta data. Vedete che Turgenev sta cercando risposte, ossia allora che si fa? Vedete questa famosa domanda che fare, no? Che poi diventerà il titolo di un romanzo di Chernyshevsky che sapeva benissimo cosa si sarebbe dovuto, secondo lui, fare. Non si pone problemi di questo genere, lui lo sa perfettamente. Il problema è riuscire a scriverlo e a pubblicarlo, perché non era molto facile. Turgenev nei romanzi successivi tenta diverse risposte, sempre però quando si tratta di propositività Turgenev comincia già un po' ad arrancare, un po' come il suo Rudin, ossia così no, e allora come? In Nido di Nobili l'eroina entra in monastero e qui abbiamo quindi l'allusione a una trasfigurazione spirituale del popolo russo che deve ritrovare le proprie radici spirituali, religiose, le proprie tradizioni compresse, in qualche modo represse da tutto il periodo, no? Post Pietro il Grande, eccetera. Quindi c'è un momento in cui Turgenev accarezza, in qualche modo vagheggia una soluzione di tipo slavofilo, si sta un po' guardando intorno, siamo alla fine degli anni 50, ci sono tutti i dibattiti in corso, gli slavofili stanno effettivamente facendo tanto per arrivare alla liberazione dei serbi della gleba e Turgenev per un attimo si chiede, ma non sarà che hanno ragione loro e che la liberazione del popolo passa attraverso un recupero delle radici? Ci mette in modo un po' posticcio questa conversione dell'eroina, no? Che entra in monastero, capite che comunque come futuro, diciamo, di sviluppo della Russia non va bene nel romanzo i conti si possono far tornare in tanti modi, però non si va molto lontano. Addirittura Turgenev le prova tutte nell'edizione del 1860 di Rudin, quando Rudin, che esce nel 56 su rivista, nel 60, con una censura molto mitigata, perché sono mesi prima della liberazione dei serbi, è proprio il momento d'oro, non è che la censura non ci sia, ma è anche disputata fra vari ministeri, quindi si è molto allentata, viene usata dai ministeri nella lotta lobbistica fra i ministeri gli uni contro gli altri, c'è un gran caos, e Turgenev aggiunge a Rudin un finale che non c'era nell'edizione originale, un po' perché non poteva esserci per motivi di censura, un po' perché
Nel 56 ancora Turgenev pone il problema, ma non cerca una via d'uscita. Nel finale, messo nel 60, Rudin muore sulle barricate della rivoluzione a Parigi della rivoluzione del 48. Muore nel 48 sulle barricate di Parigi. Quindi riscatta la propria inazione nel contesto patrio, nel contesto nazionale, andando a farsi ammazzare da rivoluzionario all'estero. Ma anche questa è una soluzione posticcia, perché a parte il fatto che non è molto credibile per uno come Rudin. Sì, le rivoluzioni a Turgenev piacevano quando si facevano all'estero. A casa sua lui preferiva non vederle perché la rivoluzione del 48 è una cosa eroica, le barricate, queste figure di popolani che si immolano o di intellettuali idealisti, no? Che cercano la morte per testimoniare, come Rudin, no? La validità delle proprie idee, no? Le grandi bandiere sulle barricate, no? Avete presente il quadro di Delacroix, no? La libertà che guida il popolo. Ma va tutto bene in un quadro o lontano. Qui a casa, siccome i contadini ce li aveva anche lui, i servi della gleba ce li aveva anche lui, calma, calma, no, 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 la rivoluzione in casa no, sono belle quelle che si fanno altrove, qui ci vuole un po' più. Infatti per questo parlo di soluzione posticcia, gli fa fare la rivoluzione laggiù e soprattutto una rivoluzione vista solo come momento di apoteosi sacrificale per l'individuo, no? Come i Buit Pavieschen Kak Reliejev. In realtà lui prende in prestito quella figura del rivoluzionario con l'aureola di martire, che però non il rivoluzionario che crea un mondo nuovo, cosa che in Russia non è ancora mai avvenuta, né a Turgenev interessa che succeda in quella forma, ma un rivoluzionario che testimonia col proprio sacrificio una la propria grandezza umana e morale, no? Come Reliejev per Pushkin, che anche non voleva la rivoluzione. Pushkin rispetta i decabristi come figure umane, come figure di martiri, che sono stati testimoni di un valore etico, ma non ne avrebbe voluto la vittoria con l'instaurazione di una repubblica o roba del genere, perché anche a Pushkin, soprattutto all'ultimo Pushkin, non è che piacesse molto, perché lui, anche lui era un nobile, era un proprietario terriero e aveva tutto da perdere. Vedete, quindi Turgenev cerca di trovare delle soluzioni, è molto bravo nel porre i problemi, ma non riesce a trovare le soluzioni, perché lui comunque è dentro quella logica, comunque proprio come figura sociale e culturale. Nessuno di lui è più capace di mostrare i limiti dell'uomo inutile, della generazione degli anni 40, del liberale nobiliare che non ha paura. Però questa cosa riguarda anche lui. Quindi, o il monastero, rassicurante, molto anche coreografico, ma non va da nessuna parte, questo slavofilismo un po' appiccicato con lo sputo, che poi a Turgenev della religione, di quella idea di società tradizionalista e integralista religiosa che avevano gli slavofili e nella quale gli slavofili credevano profondamente. Lui non gliene fregava niente, lui era un occidentalista al 100%, cioè lui poteva giocare con certe tematiche, ma il monastero lui non ci sarebbe mai andato, figuriamoci, parlava francese come il russo, vissuto in Francia per metà della vita, aveva una situazione familiare, degli affetti in Francia, era una persona assolutamente cosmopolita. Oppure vedete Rudin che muore sulle barricate, altro finale posticcio, che poi non porta a nessuna parte perché muore. Quindi testimonia di non essere proprio un qua 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 fino in fondo, va bene, sei morto, però di lì non si esce. E poi scrive Turgenev proprio alla vigilia della liberazione dei Servi, scrive il romanzo Nakanunie alla vigilia, che si intitola proprio Alla vigilia, solito, diciamo, lì diventa più un triangolo che altro, comunque c'è lei, c'è lui. Lui è Turgenev alla ricerca di un uomo attivo, propositivo,
deciso, ci mette il personaggio di Insarov, l'eroe qui si chiama Insarov, che è un patriota, è un rivoluzionario, ma è bulgaro, cioè è un combattente per la libertà della Bulgaria, non della Russia. E il suo nemico non è la servitù della gleba russa, non è l'autocrazia russa. Chi è per i bulgari di allora il nemico della patria oppressa? Sono i turchi. È un patriota bulgaro, esule in Russia per la sua attività rivoluzionaria contro, e patriottica contro i turchi. Quindi vedete che Turgenev cerca sempre un modo per sviare la questione. È vero, c'era la censura, non avrebbe potuto metterci un rivoluzionario russo. A parte il fatto che nel 60 ancora come figura concreta non si era delineata la figura di un sovversivo, di un rivoluzionario russo nelle condizioni russe. Di lì a poco si concretizzerà e Turgenev comunque ne parlerà, però ancora in Nakanunie. Turgenev si pone il problema di descrivere un personaggio maschile, energico, propositivo e rivoluzionario, ma deve spostare la questione in Bulgaria, perché in patria lui non sa che dire, non sa cosa dire, non sa formulare la cosa o ne ha paura. Vedete tutti questi modi di sviare, no? E alla fine, già dopo la liberazione dei serbi della gleba, già dopo la nascita di un movimento sovversivo in patria, con le rivolte nelle università, con le sommosse contadine, con i primi gruppetti di rivoluzionari che cominciano a nascere, tutti covati dall'energica tutela di Chernyshevsky, che poi dopo un po' verrà anche messo in mandato, verrà arrestato e poi mandato in esilio. Insomma, quando dopo il 61 si sviluppa una reale situazione rivoluzionaria in Russia, Turgenev di nuovo coglierà il nodo problematico, la nascita di questa nuova fisionomia attiva, propositiva, rivoluzionaria, il nichilista, e scriverà un romanzo a cui si lega soprattutto la sua fama, dove di nuovo la dialettica, in realtà qui c'è, ma non è, cioè, non è totalizzante, cioè il romanzo non è solo su quello, però c'è la dialettica fra un lui e una lei. Il lui è il giovane nichilista, sovversivo, rivoluzionario, il nichilista che si chiama Basarov. E nuovamente Turgenev, il buon Turgenev, riprende tutti i propri ingredienti, spoglia la sua bambola, così, e gli rimette i vestitini. Adesso siamo a non più Aniegin, Rudin, non più Aniegin Lavrietsky, non più Aniegin Insarov, ma abbiamo la bambola, abbiamo la versione di Aniegin Basarov, Aniegin nichilista. In realtà, però, come vedremo, ma ne parleremo durante la prossima lezione, anche qui ripropone con molti, cioè, con cambiamenti, ripropone, però non riesce Turgenev a vedere, a delineare questa figura del nichilista con gli occhi dei nichilisti stessi, ossia presentandoli per ciò che loro ritenevano soggettivamente di essere, ma adatta ai nichilisti questo modello dell'uomo inutile, scrivendo un romanzo quindi ancora più ambiguo di quelli scritti fino a questo momento.